Progetti di rigenerazione culturale e l'avvio di nuove attività in stretta collaborazione con i territori e gli enti locali. È questo l'obiettivo dei 4 bandi di Fondazione Cariplo per la Cultura, come spiega Giovanni Caimi, coordinatore sottocommissione Arte e Cultura della Fondazione. Quest'anno la volontà di portare la cultura dove fino adesso non è arrivata o è arrivata in maniera non così compiuta. Abbiamo l'intenzione e la volontà di sviluppare quelli che sono i territori del nostro, di nostra competenza e magari riuscire ad allargare anche all'esterno con collaborazione con altre fondazioni. Con un budget di 5 milioni di euro, un bando è finalizzato a ridare nuova vita ai luoghi in disuso, mentre tra le novità, Fondazione Cariplo riserva particolare attenzione alle aree meno servite e alle forme di espressione artistico-culturale meno rappresentate. Andrea Rebaglio, vice direttore dell'area Arte e Cultura, e Patrizia Asproni, referente Arte e Cultura del CDA della Fondazione. L'idea è quella di ritornare a puntare in campo culturale sulla qualità e sul valore della cultura, come recita proprio il titolo di uno di questi bandi, di portare la cultura in tutte le aree del nostro territorio di intervento in cui la fruizione culturale è più bassa, e infine di ricominciare, di rilanciare una linea dedicata ai più giovani e quindi agli studenti delle scuole superiori lombarde e delle province piemontesi di Novara, Verbano, Cuseo, Ossola, nuova iniziativa che si chiama Clima Creativo. Un occhio all'internazionalizzazione, un focus molto particolare nei confronti dell'Europa, ma non soltanto dell'Europa. Andiamo fuori dal contesto della regione Lombardia, che è quella da sempre oggetto della programmazione della Fondazione Cariplo, ma anche oltre i confini del paese. La cultura ha risvolti sociali e può essere un veicolo anche per attività in campo ambientale. Fondazione Cariplo sosterrà i progetti che attraverso la partecipazione ai bandi le verranno presentati da parte di enti no profit che operano in Lombardia o nelle due province di Novara e Verbania.